L'origine di CyberGuru è una storia affascinante che merita di essere raccontata, non solo per la sua importanza nel campo della security awareness, ma anche per i valori e gli obiettivi che ha perseguito sin dall'inizio. Tutto ha avuto inizio nel 2017, un periodo in cui la sicurezza informatica era una preoccupazione crescente per molte aziende. Durante un meeting, due importanti CISO sollevarono una questione critica, e per l'epoca ancora innovativa. A che serve continuare a investire sulla protezione del perimetro, se poi sono i nostri utenti interni a rappresentare il vero punto debole? Questa osservazione fu illuminante. Nonostante gli investimenti in tecnologia avanzata, il problema principale rimaneva l'elemento umano. Gli utenti continuavano a cliccare su email di phishing, introducevano malware attraverso chiavette USB e non seguivano i protocolli di sicurezza. Le soluzioni allora esistenti si dimostravano inefficaci. Gli utenti trovavano questi strumenti noiosi, complessi e difficili da gestire, portando a un inevitabile calo dell'attenzione e dell'adozione. Di fronte a questa sfida, si decise di intraprendere un viaggio di scoperta e innovazione. La prima fase consistette in una ricerca approfondita per trovare soluzioni alternative a quelle già esistenti. Tuttavia, non si trovò nulla che rispondesse pienamente alle richieste di questi clienti. Allora, chiedemmo direttamente a loro di spiegarci quali caratteristiche avrebbe dovuto avere una soluzione veramente efficace. Le risposte furono chiare e rivelatrici. I prodotti dovevano essere coinvolgenti, facili da usare e semplici da gestire. Esattamente l'opposto di tutto quello che il mercato proponeva. Fu subito chiara l'opportunità e nello stesso tempo la sfida che si apriva davanti a noi. Poter fare la differenza in un settore decisivo per il futuro di tutte le organizzazioni, private e pubbliche. Con queste linee guida, si iniziò a sviluppare un progetto pilota che affrontasse in modo specifico queste lacune. La soluzione fu sperimentata presso una grande banca italiana, coinvolgendo 16.000 utenti. Il successo fu immediato, con un livello di coinvolgimento estremamente elevato. Questo successo iniziale confermò che eravamo sulla strada giusta e per questo decidemmo di lanciare CyberGuru su larga scala. CyberGuru si è basato sin dalle origini su tre pilastri fondamentali. Coinvolgimento. La piattaforma e i contenuti dovevano essere interessanti e piacevoli da usare. Era essenziale creare un'esperienza di e-learning che gli utenti non solo trovassero utile, ma che desiderassero realmente utilizzare. Si svilupparono contenuti dinamici e coinvolgenti, che trasformarono l'apprendimento in un'attività stimolante. Efficacia. I contenuti dovevano essere altamente efficaci nel trasferire conoscenze e promuovere cambiamenti comportamentali. Ogni minuto dedicato dagli utenti alla formazione doveva essere sfruttato al massimo, con informazioni concise e pratiche che li aiutassero a comprendere e mitigare i rischi. Gestione semplificata. La piattaforma doveva essere facile da gestire per l'amministratore, per non distrarlo dalla sua missione critica. L'automazione dei processi di gestione e monitoraggio era cruciale per mantenere la visibilità e il controllo sui progressi degli utenti. Questo permetteva di adattare rapidamente i programmi di formazione alle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Nacque così CyberGuru Awareness, a cui si aggiunsero nel tempo altre componenti chiave, in primis CyberGuru Phishing. Il phishing rappresentava infatti una delle minacce più comuni e insidiose. E già da allora CyberGuru si distinse per la capacità di effettuare campagne di phishing simulate che erano non solo realistiche, ma anche personalizzate per diversi livelli di difficoltà sulla base della resistenza individuale. Non un prodotto per ottenere solo un'improbabile misura del rischio phishing, obiettivo tipico dei prodotti di ethical phishing presenti sul mercato, ma una vera e propria piattaforma automatizzata di addestramento, per ridurre concretamente questo rischio. Il nostro obiettivo era quello di allenare ogni singolo utente con simulazioni personalizzate, il cui grado di difficoltà fosse in linea con il suo livello di resilienza, allo scopo di farlo crescere nel tempo. Tutto ciò grazie all'adozione di algoritmi di intelligenza artificiale che consentivano di automatizzare il processo di selezione dei template di attacco. Questo permetteva di misurare e migliorare l'abilità degli utenti nel riconoscere e rispondere a tentativi di phishing. Un'altra innovazione significativa fu rappresentata da CyberGuru Channel, una componente che offriva contenuti decisamente innovativi, con un approccio narrativo tipico delle serie TV,
in grado di sviluppare un processo di auto-identificazione con le vicende dei protagonisti delle storie, ovviamente incentrate sulle minacce cyber che agiscono sul fattore umano. CyberGuru Awareness e CyberGuru Channel, con i loro contenuti video costantemente aggiornati, trasformavano l'apprendimento in un processo costante e ben distribuito nel tempo, grazie anche alla scelta del microlearning. Questo approccio riduceva la noia associata ai metodi tradizionali di formazione, aumentando efficacia e coinvolgimento. Ma un altro fattore decisivo fu legato alla riduzione del carico su chi doveva organizzare e gestire questi percorsi, spesso risorse chiave nel settore della cybersecurity. Con strumenti di automazione avanzati, la gestione delle campagne di formazione diventava semplice ed efficiente, garantendo che gli sforzi di formazione rimanessero coerenti e mirati. CyberGuru non era solo un prodotto in più nello scenario della security awareness, era una risposta concreta alle inefficienze delle soluzioni precedenti. La nostra missione è sempre stata quella di creare una piattaforma che non solo educasse, ma che coinvolgesse e motivasse gli utenti, rendendo la trasformazione comportamentale un obiettivo raggiungibile. Siamo sempre più convinti che la security awareness debba essere un processo di formazione continuo e costante, non un evento isolato, e CyberGuru è stato progettato per integrare questa filosofia in ogni organizzazione. Ovviamente, in questi anni ci siamo evoluti, dalla nostra nascita nel 2017 ad oggi, e la nostra piattaforma si è ormai affermata come leader nel settore della security awareness. La nostra formazione enfatizza i benefici personali, i contenuti pratici e la gamification per aumentare il coinvolgimento e la resilienza agli attacchi informatici, utilizzando tecniche avanzate di e-learning e avatar umani per favorire la fiducia e l'apprendimento attivo. Come siamo soliti dire, il coinvolgimento continuo degli utenti è la chiave del successo, perché se non c'è coinvolgimento non c'è apprendimento. Se non c'è apprendimento non c'è la trasformazione dei comportamenti. Massima efficacia per trasformare il comportamento degli utenti mantenendo alta la produttività. Le nostre metodologie di apprendimento avanzate integrano la formazione cognitiva, induttiva ed esperienziale, con la finalità di migliorare la conoscenza, la percezione del rischio e la reattività, garantendo un cambiamento comportamentale a lungo termine e una postura di sicurezza più solida, minimizzando l'impatto organizzativo attraverso sessioni di microapprendimento, distribuite nel tempo, per evitare il sovraccarico cognitivo e mantenere la produttività. Operatività senza sforzo, attraverso un motore completamente automatizzato basato su intelligenza artificiale e machine learning. La nostra piattaforma automatizza i processi di formazione sulla sicurezza con moduli personalizzati, simulazioni e attività di remediation, riducendo il tempo di amministrazione. Include programmi completi per phishing, smishing, kishing e USB baiting, con un onboarding rapido e senza necessità di manutenzione. I nostri report sui rischi umani offrono una vista dettagliata e personalizzabile per i responsabili della sicurezza, mentre il nostro Cyber Score può misurare la forza comportamentale a livello individuale, di team e organizzativo. Oggi, i nostri clienti possono beneficiare di una piattaforma completa per formare la propria forza lavoro, creando consapevolezza sulla sicurezza, cambiando radicalmente i comportamenti degli utenti finali e raggiungendo la conformità in modo efficace. Grazie per aver ascoltato questa storia. Speriamo che vi abbia ispirato e che vi faccia vedere la security awareness sotto una nuova luce.